allarme smog dopo le breaking news di Marco Subert. Le città non respirano, tassi altissimi di inquinamento, targhe alterne spesso nelle nostre città e non soltanto ormai le città principali, pericolo per la salute, complicazione al sistema respiratorio. Ne parleremo con un esperto che abbiamo già in studio, ma prima di avviare questo argomento respiriamo un po' di aria pulita, andiamo laddove questo problema non esiste, andiamo a Corvara, ci ripuliamo i polmoni e poi ci immergeremo nello smog e nell'inquinamento. Paola Miglio in diretta da Corvara. È proprio così, Luca, si respira aria pulita qui, lo dicono in tanti e non ti nascondo che sono tanti turisti che scappano qui dalle città non solo per godersi i giorni prima delle vacanze di Natale, ma proprio anche per cogliere l'occasione di trovare in montagna l'aria pulita. Aria pulita non solo, ma anche la neve, perché qui in Alta Badia, come in altre zone del Trentino Alto Adige, l'impianto di innevamento artificiale è davvero molto sofisticato e sono riusciti a fare dei miracoli, perché in questa zona dove mi trovo adesso, appunto fra Corvara, La Villa, Colfosco, San Cassiano, ci sono 90 chilometri di piste innevate, circa l'80% degli impianti, anzi quasi il 90% degli impianti aperti, ma in tutta la zona, quella che loro chiamano la Dolomite Super Ski, sono quasi 600 i chilometri di piste aperti proprio grazie all'innevamento artificiale, perché l'abbiamo visto anche di recente, sono state pubblicate anche sui giornali le foto, quelle immagini dove si vedono queste montagne, queste prati ingialliti oramai dall'inverno che alle porte inizia domani, con quelle strisce bianche che sono proprio le strisce di neve spruzzata, sparata dai cannoni durante la notte quando la temperatura è un po' bassa. Qui sono riusciti persino a innevare la Gran Risa, quella discesa dove oggi si è disputata la Coppa del Mondo, una delle gare, uno slalom gigante molto impegnativo, perché una discesa è anche ben conosciuta, perché fa paura quando ci si trova proprio in cima, in partenza quasi non si vede l'arrivo, tanto è ripido. Bene, sono riusciti a innevarla, e poi una pista da Coppa del Mondo riesce anche, richiede anche proprio un innevamento molto particolare. Ce l'hanno fatta, e ce l'hanno fatta anche su un'altra pista qui accanto, dove domani sera ci sarà anche uno slalom parallelo, sempre valido per la Coppa del Mondo di sci. Quindi direi che proprio in questa anche gli stessi albergatori, insomma, sono ottimisti. È vero, la gente forse non prende le prenotazioni, un po' disdicono perché sentono che non c'è neve, però come dicevi tu, si respira aria buona. Allora, prima o poi, quello che dicono tutti qua e che nevicherà, quindi gli albergatori, dicevo, sono abbastanza ottimisti. Per ora non c'è il tutto esaurito, ci sono ancora delle stanze vuote durante il periodo più alto di alta stagione, durante Natale, sotto il Natale, Capodanno, però si spera sempre che possano essere riempite. In fondo, certo, l'offerta qua non è solo quella di uno sci di alto livello, ma anche quella di poter passeggiare, perché chi non sa sciare può ancora farsi delle ottime passeggiate, Luca. Grazie, grazie alla nostra Paola Miglio. Appunto, meno neve del solito, ma aria pulita, a differenza che nelle città dove siamo noi. Grazie Paola, fra l'altro sta calando il sole e si raffredda, lo sappiamo bene, nelle zone sciistiche in questo momento la temperatura, quindi ti salutiamo. E allora, il punto sullo smog e poi la voce degli esperti. E allerta smog nelle città del nord e non soltanto, mezza Italia senza respiro per il perdurare di questa alta pressione che da diverse settimane non porta pioggia né vento, favorendo sulla pianura padana una concentrazione di polveri sottili e conseguente sforamento in alcuni casi di oltre il doppio del PM10 in molte località. Basta osservare l'immagine satellitare dell'intero globo, dove in rosso sono indicate le zone con maggior presenza di smog nel mondo, per notare subito che tra queste appare anche la nostra pianura padana, e i dati confermano
mostrano questa allarmante visione. Città assediate dall'inquinamento, per 87 giorni Milano ha visto superare i limiti di legge di presenza di microgrammi per metro cubo nell'area di PM10, seguita da Torino con 74, Napoli 60, Roma 50 e il record assoluto tra i capoluoghi di provincia spetta a Frosinone con 101 giorni di sforamenti. Aria quindi irrespirabile dalle grandi città del nord alle cittadine di provincia, cui nulla possono i provvedimenti adottati dalle amministrazioni come targhe alterne o mezzi pubblici ad uso gratuito per limitare il traffico veicolare. Non piove da diverse settimane e questo aggrava la situazione. Vercelli in testa, con ben 64 giorni di assenza di precipitazioni, seguita da Torino, Milano, Novara e Como, dove la pioggia non si fa vedere da 52 giorni. Manca anche la neve, assente sotto i 2.000-2.500 metri, e la situazione sembra destinata a perdurare ancora per diversi giorni. Questo dunque è il punto, avete visto Milano la città più inquinata e poi in seguito le altre. Dottor Roberto Boffi, pneumologo all'Istituto Nazionale dei Tumori, quindi segue le malattie di questo tipo inevitabilmente. L'incidenza di rischio con questo tipo di inquinamento e con Milano in particolare in testa? Beh, si può intanto suddividere in grosso modo, in grandi linee, tra danni acuti e danni cronici. I danni acuti sono soprattutto per le cosiddette categorie sensibili e categorie a rischio, come i bambini, come le persone asmatiche che soffrono quindi già di una patologia respiratoria, spesso su base allergica, dove quindi i picchi dell'esposizione alle polveri sottili possono scatenare delle vere e proprie crisi asmatiche. E lo stesso anche i malati di cuore, che avendo una frequenza cardiaca superiore a causa dell'inquinamento possono ad esempio vedersi scatenate delle aritmie. Poi ci sono i danni cronici, negli adulti la bronchite cronica e purtroppo anche le neoplasie, cioè i tumori. Tumori anche scatenati anche dall'inquinamento? Diciamo che è dimostrato? Ci sono evidenze inferiori in termini di studi scientifici su grandi numeri, di larga scala, i cosiddetti studi epidemiologici nel caso dell'oncologia rispetto alle patologie respiratorie e cardiache di cui ho detto prima. Però ci sono evidenze comunque di una quota di tumori che può essere più o meno individuata in circa il 4% di tutte le neoplasie che può essere imputabile all'inquinamento atmosferico. Ah, ah, ecco, anche questo, prendiamo atto anche di questo. Senta, è utile, abbiamo visto prima la situazione di alta montagna, aria pura, diciamo così, ammesso che sia pura lì, data la situazione appunto dell'inquinamento ambientale, ma è utile staccare, andare a farsi la passeggiata in montagna? È vero, come si dice a livello popolare, ci si ripulisce i polmoni, è vero o non è vero niente perché l'inquinamento resta dentro? No, no, è vero, perché i nostri polmoni, io sono pneumologo, per cui le malattie respiratorie sono quelle più influenzate dall'ambiente, nel bene e nel male, sono la nostra la porta aperta all'aria attorno a noi e quindi a questa capacità straordinaria di filtro che hanno i polmoni viene un po' intossicata da queste malefiche particelle, polveri fini e ultrafini, di cui poi, se vuole, dopo vi spiegherò un po' le differenti categorie. Però diciamo che se la ripuliamo almeno per un certo periodo, tipo uno o due giorni alla settimana, è sicuramente meglio che niente, perché le medie che voi avete dato, che sono ovviamente quelle ufficiali della giornaliere, che purtroppo abbiamo sentito da molte settimane, ad esempio a Milano sforano i limiti massimi suggeriti dall'OMS, che è di 50 microgrammi al metro cubo per quanto riguarda il PM10, non tengono conto dei picchi giornalieri, delle ore di picco, che sono quelle più legate al traffico, che sono sicuramente almeno il doppio se non di più, tipo al mattino, nelle prime ore del mattino e alla sera. Quindi in quelle ore è particolarmente problematico e diciamo sconsigliabile iperventilare, quindi correre e in questa maniera assumere ancora più polveri sottili perché si respira velocemente. Ecco, ma andando all'aria pura o cosiddetta tale, si espellono queste polveri sottili? Sì, questo è un nostro studio che abbiamo pubblicato alcuni anni fa, un mio collega Giovanni Invernizzi è stato il primo nome, abbiamo calcolato la cosiddetta deposition fraction, cioè la frazione di deposizione che c'è delle polveri sottili del PM10, del PM2,5, che è la quota respirabile del PM10, quindi quella più importante, in ogni atto
respiratorio e abbiamo visto che è circa del 50%, quindi tratteniamo in ogni atto inspiratorio circa il 50%, il 50% lo buttiamo fuori, 50%, 50%, sempre meno, questo sia che siamo esposti a un diesel o a una sigaretta per dire per quanto riguarda il fumo passivo e quindi dopo circa 180 secondi, 3 minuti che non siamo più esposti alle polveri sottili ci siamo completamente ripuliti. Poi è chiaro che il destino delle polveri fini e soprattutto di quelle ultrafini e della quota più tossica che si chiama black carbon, il carbonio organico, questo non è ancora ben noto perché va in tutto il corpo, passa dai polmoni al cuore, da lì nel sangue, in tutto l'organismo e rimane, non sappiamo ancora noi per quanto tempo, ma sicuramente per molto. Adesso arriviamo, così ci spiega le polveri sottili, volentieri, ancora quelle più sottili. Vado da meteo.it, in diretta, in collegamento, per fare il punto. Qual è la situazione, il clima, le polveri? A voi la linea. Sì. Sì, buon pomeriggio. Allora io vi mostro questa immagine che arriva dal nostro satellite, si vede bene ancora questa tenace alta pressione che continua a insistere non solo sull'Italia ma sulla maggior parte dell'Europa e non vuole proprio andarsene, quindi lei scaccia lontane le piovose e più fredde perturbazioni atlantiche. Si parla appunto di PM10, noi monitoriamo le ARPA regionali, guardate ad esempio la concentrazione registrata nella giornata di ieri, l'avete detto anche voi, c'è il limite per la salute umana di 50 che continua a essere superato, addirittura quasi quadruplicato ieri nella provincia di Frosinone, ma davvero arrivano dati allarmanti da tutte le città, anche da Venezia, da Roma, da Perugia, da Milano e Torino. Per quanto riguarda la città di Milano, vi confermo che purtroppo è dal 25 di novembre che non scendiamo sotto la soglia limite, quindi davvero una situazione da tenere d'occhio ed è proprio quest'alta pressione che ci porta all'accumulo di sostanze inquinanti. Guardate questa grafica che ci fa capire bene che cosa sta succedendo e purtroppo succederà anche nei prossimi giorni perché continua a schiacciare proprio le d'aria, quindi non c'è un rimescolamento dell'aria, non arrivano precipitazioni e quindi l'accumulo di sostanze inquinanti rimane proprio a terra. Poi, come vi dicevo, non piove, aumentano sempre di più i giorni senza pioggia nelle città del nord e non ho da darvi buone notizie da un punto di vista del rimescolamento dell'aria perché le festività di Natale saranno dominate ancora dall'alta pressione, non se ne vuole andare, quindi anche la settimana di Natale vedrà quest'alta pressione che manterrà il tempo stabile da nord a sud, continuerà a non piovere e anche a non nevicare in montagna, quindi di conseguenza la situazione non cambierà e ad oggi i nostri modelli fisico-matematici pensate che vedono la stessa situazione anche per gli ultimi giorni dell'anno, quindi con un indice di affidabilità di 70 perché comunque siamo ancora un po' lontani, vi potremmo dire che anche tra Natale e Capodanno succederà la stessa cosa, ancora alta pressione stabile sull'Italia, non avremo precipitazioni significative sia in termini di pioggia che di neve, temperature oltre le medie stagionali e purtroppo ancora inquinamento che quindi peggiorerà sempre di più. Grazie Stefania Andriola, avete fatto benissimo voi di Meteo.it il punto di questa situazione insolita perlomeno sotto Natale e avete sottolineato che non solo le grandi città sono a rischio inquinamento ma anche frazioni di centri minori come quello nel Frusinate. Dottor Boffi, allora diceva che ci sono le polveri sottili, sì, poi ancora varie. Quelle più sottili. Siccome noi sentiamo l'odore del diesel o della benzina, ma non riconosciamo nemmeno più la situazione, chiamiamola così, di rischio di pericolo, la vediamo sui monitor, certo. Ecco, ma adesso usciamo per strada. Non ci rendiamo più conto di respirare un'aria malsana. No, tra l'altro Meteo.it fa un ottimo servizio perché fa le previsioni per i giorni successivi, per cui uno si può orientare anche se sono previsioni giornaliere e non orarie, come dicevo prima, che potrebbero essere ancora più utili per decidere le strategie di andare a correre o non andare, andare in bicicletta o non andare in bicicletta in certe giornate e in certi orari, come fanno in alcuni paesi all'estero. Ma una cosa importante su cui ci tenevo a dire è la differenza appunto delle polveri sottili. Se noi guardiamo il PM10 effettivamente l'immagine è quella che abbiamo visto dal satellite, cioè di una gigantesca marmellata ad esempio sulla pianura padana, per cui a questo punto non cambierebbe nulla da Milano, dal centro di Milano alla periferia, anche se c'è l'area C, oppure andare in Brianza per dire nel weekend. Se invece noi guardiamo la qualità, cioè la
capacità tossica di queste polveri sottili di dare stress ossidativo, infiammazione, questa è correlata con un marcatore che si chiama black carbon. I nuovi strumenti portatili, non quelli che fanno le medie giornalieri, ma che misurano anche secondo per secondo, minuto per minuto l'esposizione di una persona che corre o cammina in città, misurano black carbon, e questi hanno una diffusibilità spaziale molto diversa, per cui dopo 200 metri circa non ce n'è quasi più di black carbon da una via molto trafficata, e quindi allora in questo caso può avere un senso, per essere esposto a polveri sottili meno tossiche, evitare quantomeno di andare a correre a bicicletta nelle vie con molto, molto traffico e soprattutto con molti diesel. Senta, diesel inquinante, sì, anche se soprattutto dicono meno inquinanti di un tempo, però ancora inquinante. Diciamo che c'è un gradiente per quanto riguarda il black carbon, che vede il diesel sicuramente al primo posto, poi c'è la benzina, poi c'è il gas, i e poi ci sono le ibride. Beh, contribuiscono all'inquinamento. L'inquinamento di una metropoli come Milano le fonti di inquinamento sono a macchia di leopardo, per cui ci sono varie cose che inquinano, tra cui sicuramente anche le caldaie, così come anche gli inceneritori. Ci sono molte fonti di inquinamento, però il traffico è quello principalmente imputabile della produzione di black carbon, che è del black carbon. Per dire, riuscissimo a trasformare le auto in auto elettrica o comunque ibride, ci sono tante di auto ibride che vanno sia col carburante sia con l'elettricità della batteria, certo, abbatteremmo l'inquinamento, perché quello è il problema più grosso, il traffico. Diciamo che le auto elettriche inquinano... Non l'industria, per questo voglio dire... Certo. Non le auto elettriche, mi dicono, inquinano... Cioè, contribuiscono all'inquinamento globale, ma l'inquinamento cittadino, l'inquinamento da traffico, che è quello più responsabile ad esempio di crisi asmatiche, di bronchiti croniche, di crisi cardiache nei malati già di cuore, è imputabile principalmente al motore, prima a benzina e un po' meno, cioè a diesel e un pochino meno a benzina. Quindi con le macchine ibride sicuramente si riduce almeno del 30% l'inquinamento da traffico. Senta, e queste polveri che lei ci stava descrivendo contribuiscono anche a un incremento, lei diceva appunto, asma, sì, e addirittura rischio tumore, ma anche delle tossi normali? Beh, sì. Io indeboliscono il sistema immunitario? Sì, perché questo black carbon si conficca dentro i macrofagi, che sono i soldatini che ci difendono a livello già di gola, di trachee, di bronchi, dall'infiammazione, dall'infezione delle vie aeree. E quindi, soprattutto se pensiamo ai bambini, agli adolescenti, questa inibizione dei loro normali meccanismi di difesa dell'organismo dagli insulti atmosferici rischia di creare sempre più patologie, sintomi, prima di tutto la tosse, sì, come diceva lei, l'affanno, la cosiddetta, sì, dispnea, la fame d'aria, e poi anche patologie croniche come l'asma e la bronchite. Ecco, un'altra domanda in questo senso. Il bambino rischia di più esposto a queste polveri? Sicuramente. Dell'adulto? Sicuramente, perché è un organismo ancora in divenire. C'è un meccanismo fisiologico che si chiama autotracking, che può essere semplificato con la funzione sviluppa l'organo, per cui l'apparato respiratorio fino a una completa età dello sviluppo ha bisogno di respirare aria buona in ogni ventilazione che fa. E quindi il fatto di respirare invece aria scadente, lo stesso, peggio ancora per dire, il fumo passivo in casa o in macchina, rischia di ridurre le potenzialità di crescita dell'organismo e quindi di determinare poi un apparato respiratorio globalmente ridotto rispetto a quello che potrebbe essere per tutta la vita. Non è che ricomincia a crescere poi il polmone a 25 a 30 anni, naturalmente. Quindi ecco, il consiglio ideale è tenere i bambini lontani da queste fonti, sì, di inquinamento, esatto, dalle polveri. Allora, siamo collegati con il portavoce dei Verdi italiani, molti lo sanno chi è, forse non ancora tutti, è Giobbe Covatta, benvenuto. Buonasera, ben trovati, come state? Noi stiamo bene, bravi, lei Covatta, bravi, come sta? Che polveri, quante polveri sottili ha ispirato oggi innanzitutto? Tantissime, lei? Oggi tantissime, 2,48 kg, perché sto a Milano e sto in questo momento al centro di Milano. Ecco. Con un clima primaverile, una temperatura marzolina,
è un'assenza di piogge che va avanti da 40 giorni. E dopo una tutta una serie di circostanze e situazioni per cui ti sentivo discutere dei bambini e dei loro problemi, dei rischi delle polveri sottili. E facciamo le più grosse queste polveri, così mi mangia le... Polveri grosse, lei dice? Sì, ma forse andiamo a vivere in campagna, in montagna. Che dice Covatta? Ma io, guarda, per quanto mi riguarda è un invito a nozze, ma il problema non sono io, il problema è un'intera comunità mondiale che deve sopravvivere, perché e credo che l'intera comunità mondiale, di come sto io, non è che si preoccupi in maniera particolare. Diciamo che serve una preoccupazione che sia un po' più generalizzata. Ecco, Covatta, cosa stanno facendo i Verdi in tal senso per la riduzione delle polveri? Perché il clima ci mette di suo. Noi umani con gli inquinamenti dell'automobile ci mettiamo del nostro, voi cosa fate? Ma guarda, in questo momento, tanto per dirne una, c'è Bonelli che insiste e sta cercando disperatamente di risolvere il problema di Taranto, dell'Ilva di Taranto, facendo dei passi avanti, ma come al solito il problema non è risolvere un problema, è l'essenza e il cuore del dibattito è risolvere quello che è un'impostazione generale, un'economia che si basa su e così via. Perché questo è come quando faccio i pozzi in Africa, il problema non è fare un pozzo e dare da bere a 1000 persone, il problema è risolvere, cioè l'essenza è risolvere il problema dell'acqua, è risolvere il problema idrico. E in questo caso è la stessa cosa, le polveri sono un sintomo, non sono una patologia, è il sintomo di una serie di avvenimenti, di accadimenti e di comportamenti. Il sintomo di un'intera generazione, forse più di una, di persone che lavorano e che hanno lavorato sulla seconda rivoluzione industriale, ci ha portato a questo. Quindi non risolvere il problema di oggi è possibile. Si ferma il traffico oggi e domani non ci sono più le polveri, ma questo non ha risolto il problema delle polveri. Grazie a Giobbe Covatta, in diretta, portavoce dei Verdi, nel pieno delle... Ma avete messo il sottopancia, scienziato simpatico? No, abbiamo messo solo Giobbe Covatta, adesso aggiungiamo scienziato simpatico. Beh, scienziato, non esageriamo Covatta, scienziato. Dai, una piccola soddisfazione, dai. Gliela daremo, scienziato simpatico. Okay. Grazie. Immerso nelle polveri sottili di Milano. Grazie a Giobbe Covatta. Allora, stiamo chiudendo, abbiamo poco tempo. Le mascherine, 30 secondi. Le mascherine servono o non servono? Abbiamo visto le nostre le sciarpe. Cosa serve? No, le sciarpe no, neanche le mascherine chirurgiche. Le mascherine col filtro antiparticolato, il cosiddetto P3, che sono mascherine professionali, trattengono, secondo i nostri dati, il 99% delle polveri fini. Cioè, quelle complicate. Sono un po' scomode. Queste qua del video? Sì, quelle che hanno la valvolina. Ma non quelle normali dipingere, che usano anche gli imbianchini, no? No, quelle lì sono solo d'immagine. Quelle tecniche più costose con la valvolina davanti. Sì, infatti anche sulla Cina in questi giorni si sono viste tante foto e video con gli abitanti di Pechino con queste mascherine chirurgiche, ma non servono a nulla perché trattengono solo le polveri grossolane, mentre quelle col filtro P3, che comunque non costano tantissimo. Quanto costano quelle col filtro? Ma ne 10-20 euro, ne compri un po', per cui per quello. Ma dove si comprano? Perché anche su internet, io corro. Su internet, negozi di articoli sanitari, però sono un po' scomode perché devono essere ben aderenti, ben calzate. Sì, perché altrimenti, per quello c'è la valvolina, altrimenti è come non metterle. Ma non è che si soffoca? No, perché c'è una valvolina proprio per cui la capacità inspiratoria è filtrata dalla mascherina, invece l'espirazione avviene liberamente. Possono metterla anche i bambini? Assolutamente, soprattutto se si corre, se si va in bici, nelle vie molto trafficate. Grazie, la ringrazio. Prego. Molto, molto interessante quello che ci ha raccontato il dottor Roberto Boffi dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Seguiremo qui a TGCom 24 anche l'evolversi della situazione inquinamento, smog, polveri sottili. Adesso però facciamo una brevissima pausa, poi parleremo degli scandali vaticani e di tante altre cose. Tra pochissimo.